Fino al 2 novembre al convento di San Francesco la 13ª edizione di Scienza Arte Ambiente. Quest'anno il titolo è questo, Storie di Futuro. Poi spiegherò brevemente il senso del titolo. Prima vorrei dire due parole sul significato complessivo di questa manifestazione. Credo che tutti noi sappiamo quante difficoltà ha la cultura scientifica in Italia. Un dato per tutti. Il numero dei laureati nelle materie scientifiche è molto più basso rispetto ad altri paesi avanzati. Questo naturalmente crea dei grossi problemi sia in termini di innovazione sia anche per i riflessi che ha in campo economico. Dobbiamo cercare di proprio diffondere l'idea che la cultura scientifica ha un'importanza fondamentale per il futuro del nostro paese, di ogni paese in generale, ma sicuramente per quanto ci riguarda del nostro paese. Certamente Scienza Arte Ambiente darà un piccolo contributo a questo, ma insomma noi vogliamo in qualche modo offrirlo, portare l'attenzione della cultura scientifica proprio alla scuola, ma a tutti quelli che in qualche modo sono interessati. La seconda motivazione invece riguarda un aspetto anche tutto sommato relativamente importante della vita culturale. Credo che noi sentiamo il bisogno di una divulgazione scientifica corretta. Molti programmi televisivi sono dedicati a questi aspetti e hanno anche un successo di ascolti. Solo che la televisione necessariamente dà un'informazione o spettacolarizzata o riassuntiva, in qualche modo non dico scorretta, ma certamente parziale. Ecco, noi vogliamo con questo tipo di attività contribuire a dare una divulgazione scientifica di alto livello e che nello stesso tempo però arrivi a più persone possibili. Ripeto, però, il destinatario comunque è in primo luogo la scuola. Due parole sul titolo di quest'anno. Dicevo prima, storie di futuro. Apparentemente una contraddizione, un ossimoro. Le storie, come facilmente intuibile di primo acchito, possono essere in qualche modo ricostruite solo riferendoci al passato. Invece noi vogliamo, proprio in base alle conoscenze scientifiche che abbiamo in questo momento, ipotizzare quale potrebbe essere il futuro prossimo, il futuro a cui andiamo incontro. La scienza si evolve rapidamente, le scoperte scientifiche si succedono e vogliamo indicare la direzione che potrebbero prendere, intuire dove andrebbero a parare. E quindi, come dire, vogliamo fare una narrazione che riguardi, in maniera ipotetica naturalmente, ma altamente verosimile, il nostro futuro sia immediato che più lontano. E vogliamo raccontare appunto assieme alla gente. Una novità di quest'anno è importante. L'immaginario scientifico, che fino all'anno scorso appariva come nostro collaboratore, è determinante sicuramente per alcuni aspetti, oggi invece ha prodotto questa edizione insieme a noi. E noi accogliamo questa novità come un apprezzamento del lavoro che abbiamo svolto come assessorato alla cultura in questi 13 anni. L'immaginario scientifico di Trieste è un'istituzione molto importante che fa divulgazione scientifica di alto livello, soprattutto per le scuole, non solo in questi ultimi anni limitandosi al territorio di Trieste, ma anche aprendo, come ha fatto, nuovi centri qui in provincia di Pordenone, in particolare la centrale di Mannisia. Il fatto che l'immaginario scientifico coproduca con noi quest'anno Scienza Arte Ambiente è una testimonianza proprio di questa esigenza che dicevo prima ed anche un riconoscimento particolare per il lavoro svolto da noi. Inoltre sicuramente potenzia con il suo nome anche la manifestazione stessa. Un cenno sul programma, senza pretendere di esaurire le varie offerte che noi facciamo in queste due settimane.
Intanto gli incontri del venerdì, un esempio anche qua per tutti, venerdì 30 alle ore 18, sempre il convento di San Francesco, Cristiano Compagno, che è il rettore dell'Università di Rudine, e Roberto Siagri parleranno sull'evoluzione di TEC in questo momento. Altro esempio, sabato per le scuole, alle ore 10, sempre il convento di San Francesco, si parlerà ad esempio di epidemie, argomento di grande attualità, e sull'uso libero di internet. Altro appuntamento importante ancora, quello di Discussing Science. Di che cosa si tratta? Oggi è molto sentita l'esigenza che gli studenti conoscano la lingua inglese, naturalmente per svariati motivi, ma anche per quelli che vogliono affrontare le materie scientifiche, perché la stragrande maggioranza, se non tutte le pubblicazioni, sono in lingua inglese. Bene, noi vogliamo presentare in forma facilitata, ma pur sempre in lingua, alcuni aspetti importanti della scienza contemporanea proprio attraverso l'inglese, per abituarli all'idea che di questa lingua chi volesse affrontare gli argomenti scientifici non può assolutamente fare a meno. Questo lo facciamo in collaborazione con l'IRSE, con l'Istituto Regionale di Studi Europei, appuntamento questo alla Casa dello Studente. Un altro appuntamento, mercoledì 21 ottobre, ore 18, sempre ancora al Convento di San Francesco, la presentazione del libro La macchina del bianco. Di che cosa si tratta? L'anno scorso c'è stata una mostra fotografica molto importante, organizzata da Electrolux, proprio su questo tema. Quest'anno, a cura sempre di Electrolux, verrà presentato il frutto di questa mostra attraverso questo libro. La presentazione di questo libro sarà accompagnata da un convegno sul tema. Ritorno un momentino al titolo, Scienza, Arte e Ambiente. Ecco, noi non trascuriamo neanche l'aspetto artistico. Quest'anno c'è una mostra che riteniamo molto interessante, 20 italiani che cambiano l'Italia, quindi una mostra fotografica, arte, che in qualche modo tocca aspetti della cultura scientifica. Infatti questi italiani che hanno cambiato l'Italia, che cambiano l'Italia, sono proprio tutti in qualche misura riconducibili alla tecnologia, alla tecnica o alla scienza. Volevo ricordare, un aspetto importante anche della nostra manifestazione, i laboratori per le scuole, ma non solo fatti per gli studenti, ma fatti dagli studenti. Infatti noi chiediamo ad alcune scuole, il Kennedy, il Liceo Leopardi Maiorana, l'Istituto d'Arte, l'Istituto Vendramini, di invitare gli studenti a essere loro i protagonisti di questi laboratori, fornendo cognizioni, nozioni, notizie ad altri studenti o loro compagni oppure di età inferiore. Per ultimo, un'iniziativa dedicata ai bambini. Non dimentichiamo l'aspetto ludico, a loro dedichiamo una serata di Halloween, visto che il 31 ottobre rientra nell'arco delle due settimane in cui Scienza Arte Ambiente è qui operativa a Pordenone.